arriviamo a 10.000 pollicine in su e prossima settimana aprirò altre 200 bustine di Pokémon Go, la nuovissima espansione ispirata al gioco per dispositivi mobile che nel 2016 fece impazzire tutto il mondo. Questo set sfoggia delle illustrazioni realistiche, quasi fotografiche, che catturano la meraviglia e la gioia di vedere i Pokémon nel mondo reale. Oggi inizia la mia sfida al completamento di Pokémon Go. E voi ci proverete con me? Ricordo come sempre che potete acquistare Pokémon Go su federixstore.it. Carte singole, codici da gioco e tutti i prodotti dedicati li trovate in descrizione, con la possibilità anche di pagamento rateizzato, così da poter pagare con più comodità. Io sono super gasato, non vedo l'ora di scoprire con voi questo nuovo set di Pokémon Go. E quindi io vi auguro una buona visione. Qui davanti ai vostri occhi ci sono più di 200 bustine, ma non le apriremo tutte oggi, anche perché voglio gustarmi questo set, analizzando ogni artwork e scoprendo di più su Pokémon Go. E sì, le bustine saranno reperibili solo tramite collezioni speciali. Come per Gran Festa non esiste il display da 36 bustine. Infatti anche questa espansione viene considerata la 10.5 di Spada e Scudo. Come primo video ho deciso di portarvi circa una ventina di bustine, ma dai prossimi apriremo tutte le collezioni dedicate di Pokémon Go. Quindi mi raccomando, la caccia al Charizard e Mewtwo è iniziata e sapete cosa fare qui sotto, non è vero? Artwork unico come per Gran Festa. Eccola qui la nostra bustina. Retro stupendo con questo colore blu acceso. Avrei preferito 4 artwork diversi, vi dico la verità. In questo caso potevano fare Charizard, Blastoise, Venusaur e Mewtwo. Perché no? È andata così. Detto questo, prima bustina di Pokémon Go. Andiamo a vedere cosa nasconde questo grande set. Ragazzi, codici ve li regalo tutti e possiamo iniziare. Il trick dovrebbe essere sempre a 4, se non ricordo male. E andiamo a vedere cosa nasconde. Ah, eccoci qua. Iniziamo con questo PDAV. Come già detto all'inizio, tutte queste carte presentano quasi dei Pokémon in ambientazioni realistiche. Tutte le carte presentano il simbolo di Pokémon Go a destra e devo dire che sono veramente veramente molto molto carine. Qualcosa di diverso, ecco qui Charmander, ci voleva, e perché non collezionarlo? Io vi consiglio di sì, completatelo al 100%. Ma ci saranno le reverse? Andiamo un po' a scoprirlo insieme. Hyrodos, attenzione, Candela reverse non comune, quindi ci sono anche le reverse, e infine abbiamo Golisopod Holo, che tra l'altro dovrebbe essere una sorta di ristampa questo Golisopod. Sono certo di aver visto già questo artwork, ma non ricordo dove. E ogni bustina dovrebbe avere la holo assicurata. Di conseguenza, completare le holo dovrebbe essere abbastanza semplice. Codicino sempre per voi e si va. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voi ragazzi avete già completato questo set? Nel senso, avete acquistato tutte le collezioni dedicate o non ancora? Cosa avete trovato nei primi spacchettamenti? Commentate qui sotto. Meltan, Bidoof, questo tra l'altro di Comiglia, dovrebbe uscire in versione reverse con sottoditto. Non sapete di cosa sto parlando? Lo scopriremo molto presto. A quanto pare alcune carte presentano una pellicola leggera leggera da sollevare e sotto si può nascondere una carta. Novità assoluta, mai vista una cosa simile nel gioco di carte collezionabili Pokémon, quindi non vedo l'ora. Abbiamo ovviamente tutti gli strumenti, in questo caso l'incubatrice di uova.
War Turtle non comune, Amphisant Reverse e infine abbiamo Pikachuolo! Olè! Veramente super carino con il cappellino di Pokémon Go, che tra l'altro dovrebbe essere esclusivo e riscattabile tramite le collezioni speciali che escono. Infatti all'interno di ogni confezione speciale di Pokémon Go ci sono dei codici riscattabili nel gioco. Molto molto interessante come cosa. Vi piacerebbero dei video ritorno di Pokémon Go? Dove riscatto tra l'altro i codici di queste collezioni? Beh, lasciatemi un bel mi piace, un commentino, l'iscrizione, e se vedo un buon riscontro vi porterò anche quei video lì. Per ora ragazzi non abbiamo trovato niente, ma attenzione, perché qui gratta. E all'interno di questo set si può trovare veramente il mondo. Soprattutto Mewtwo Biastro. Abbiamo la versione B normale. Abbiamo le lucenti. Quindi Charizard, Venusaur, Blastoise. Mamma mia. Magari già uscisse uno, così mi porto subito avanti. Abbiamo due special art. Con Keldur. E dovrebbe essere l'altro, appunto, Mewtwo. Zapdos Reverse. E infine abbiamo... Oh, Melmetal VMAX con Giga Devastazione 160 più. Bella, bella, bella questa, ragazzi. Tra l'altro lanciata nel video promozionale di Pokémon Go di qualche mese fa. Eccolo qua il nostro Melmetal che si perde un po' tra tutti questi fasci della carta. Sono troppo, troppo gasato. Anche perché con tutti i video che avevo da fare non ci sono arrivato. Nel senso, prima di aprire l'espansione italiana avrei dovuto aprire quella giapponese. Il problema è che non ce l'ho fatta. Sono arrivato pari pari con l'italiano e quindi quella giapponese la recupereremo più avanti. Anche perché ho veramente tante collezioni da aprire di Pokémon Go, in giapponese. Ambipom, Energia Elettro, Haridos, Steelix, Xatu, che bello quest'artwork, Bibarel... Attenzione, e infine abbiamo... Oh, subito così? Con Keldur! Special Art! Così, subito! Va bene! Ottimo! Mi piace! Inaspettato! Mi sono quasi cagato sotto! Eh sì, perché Mewtwo è veramente rarissimo e dati alla mano esce... Uno ogni 400 bustine, almeno questi sono i riscontri che ho avuto con il Frederick Store, e quindi trovarlo al primo video sarebbe stato epico, ma con Keldur invece è abbastanza comune. Non costa nemmeno tantissimo, è una carta che trovate intorno ai 25 euro o poco più, molto bellina da collezionare insieme a tutte le altre special art uscite di Spada e Scudo, eccolo qua. A me personalmente non fa impazzire come special art, anzi in questo set potevano veramente sbizzarrirsi, invece hanno fatto solo... Mewtwo, ma va bene così ragazzi. Anche perché ne hanno messa una che vale 100 special art, nel senso che è veramente troppo rara da trovare. Io ho visto che un sacco di persone l'hanno trovata nei set allenatore fuori classe, ma è solo fortuna ragazzi, solo tanta tanta fortuna. Ampon, e ve lo dice uno che con il Frederick Store ha dovuto caricare tutte le carte singole online e quindi tutto il mio staff ha spacchettato più di 1000 bustine e ne ha trovati veramente pochi. Quindi Blank, War Turtle, oddio, Hyper, che cos'è? Oh, ricerca accademica Hyper. Oh, ma si pulla veramente bene, Finire il set di questo passo sarà una passeggiata. Le ultime parole famose. Oh, ma lo sapete che non ero così gasato di aprire un set da un sacco di tempo? Non vedo l'ora di andare di là e slibare tutte queste carte e metterle nell'album. Oh, che figata! Tra l'altro a molti non piace il logo di Pokémon Go buttato lì sulla destra, ma personalmente mi piace e non poco. Poi alcuni dicono che il logo sia troppo grande, quel che volete, ma a me personalmente piace. Anche Spinarak si può trovare. La spellica... come... Non riesco a trovare il termine? Spellicolare, come potrei chiamarlo, ragazzi? Trovatemi un termine qua sotto nei commenti. Spark, eccolo qua. Io ovviamente team giallo. Eh sì ragazzi, team giallo, ho iniziato con quello. E Tyranitarolo, tra l'altro artwork
fighissimo di Tyranitar, con queste esplosioni alle spalle. Wow! E voi, di che team siete? Giallo, rosso o blu? Commentate qui sotto. Lascio mi piace a tutti. Comunque, anche sole 15 bustine non è male, ragazzi. Contate che queste sono 4 collezioni di Executor di Alola. Anche Namel si può trovare in versione ditto, quindi da spellicolare. Praticamente spellicolare prenderà il posto di Gino il bilancino, questo termine. Eh sì, ragazzi, eh. Purtroppo le carte sono tutte tagliate male. Guardate come sono tagliate male. Queste non le posso nemmeno mettere in collezione. Mannaggia. War Tortor, Candela Reverse. V. Mewtwo V. Olè. Mi gusta. Bellissimo artwork di Mewtwo. Cattivissimo. È così che deve essere. Bene, 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 bene. Stupendo, ragazzi. Nulla da dire. Questa V spacca. Veramente spacca. No? Che ne pensate? Tra l'altro, la versione full art di Mew si può trovare all'interno del set allenatore fuori classe di Pokémon Go. Come era stato per il Charizard di Futuri Campioni, che si poteva trovare all'interno dell'ETB. Appunto, di Futuri Campioni. E poi ovviamente vi porterò, se riesco, il video del set completo. Io lo dico sempre, poi me ne dimentico, però ragazzi cercherò di fare il possibile per portarvi appunto quel video. Attenzione, abbiamo Lapras Reverse e Charizardolo, che non è affatto male, eh? Non sottovalutate Charizardolo e Charizard Reverse, perché stanno andando via a prezzi molto alti. Intorno alla decina di euro l'uno, non è male comunque. Oh, abbiamo pullato per ora, mica male. Cioè, stiamo trovando e non poco, allenatori. Veramente niente male. Ottimo, c'è anche Dragonite, quindi da amante dei Dragonite che sono, va assolutamente trovato. Vediamo se gratta, un po' strane queste, Non mi soffermo troppo sugli artwork, perché non è che mi fanno così tanto impazzire, ragazzi. Non è che sono così fighi. Squirtle. E infine Moltres Holo, altra holo che ci mancava, con alla fiamma 110. Bene, bellissimo con la luna di sfondo. Quest'artwork è veramente molto bello, di Moltres. Sì, sì. Wow. Tra l'altro, se non volete acquistarvi tutte queste collezioni e volete andarci solo di bustine singole, il Federic Store è uno dei pochi store italiani che vi dà la possibilità di acquistare queste bustine sciolte. Se ne volete acquistare 2, se ne volete acquistare 100, ecco, in totale comodità trovate nella categoria bustine singole italiane tutte queste, ok? Chansey, Steelix, Chansey Reverse e un altro Melmetal. Questi sicuro usciranno come funghi. Non è facile trovare le reverse da spellicolare per poi trovare ditto. Il che mi piace, perché temevo che queste carte uscissero molto molto facilmente. In questo caso sto notando che invece non è così. Tyranitar Reverse e Melmetal. Lo sapete che questo mi piace come artwork? È particolare, molto cartoon. Ma è proprio carino, sì sì. Questo è proprio carino, guardate qui che bello. E dai, ultime 4 bustine, posso ritenermi soddisfatto? Ma, concludiamo con una bella Viastro e poi ci siamo. Non starò a pretendere adesso un Charizard lucente o un Venusaur o un Blastoise lucente. Per ora mi accontento di questo. Devo dire che non mi è andata poi così tanto male. Ho già trovato il Conkeldurr Special Art, così. Una su due l'abbiamo fatta. Attenzione a Imbibom. E oddio. No! No, vabbè! Mewtwo Viastro Hyper! Signori. Signori. Questa è una bella, 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 bella pullata. Questa sì! E non poteva finire meglio questo pack opening. Che figata! Ma escono bene, eh? Tra l'altro mi è stato riferito che questa sia ancora più difficile da trovare rispetto al Mewtwo Special Art. Mica male, ragazzi! No, dai. Non è possibile. Non è seriamente possibile.
Ma che bella poi, che bella. Vabbè, penso che Pokémon Go ci darà delle belle soddisfazioni, eh. E se voi ancora non l'avete preso su Fedex Store, io sinceramente non so cosa stiate aspettando. Sinceramente no. Probabilmente starete aspettando che i prezzi diventeranno altissimi. Più si va avanti e più i prezzi aumentano, il mercato cambia. Secondo me state aspettando quello. Ma prendeteli adesso, ragazzi. Che breve ci saranno anche sconti, robe, vabbè. Magikarp e... vabbè, Sylveon, Holo. Ma che bello questo, eh. Ci sono un sacco di riferimenti a Pokémon Go, ma veramente tanti, tanti, tanti. Bella questa. Beh, ragazzi, ho ultime due buste. Dopodiché possiamo anche salutarci e vederci domani con la collezione di Eevee lucente. Mi piacerebbe aprire quella, eh. Wartortle, modulo esca... e Articuno Holo, un sacco di Holo diverse, ragazzi. Questo è molto buono perché mi sa che ho quasi finito le Holo. Ne ho trovate un casino. Ho trovato sia anche Moltres, Zapdos e Articuno. Tutti e tre in questo video. Va bene. Ole, ecco qua Articuno. Adesso me l'andrò a inserire nell'album insieme a tutti gli altri. Non vedo l'ora. Dai, dai, che ho proprio voglia di andare di là. A mettere tutto nell'album. Voglio vedere come esce fuori. 1, 2, 3, 4... Non lo so, ragazzi. Nemmeno una lucente. E figuratevi Mewtwo. Per ora è andata così. Ma sono sicuro che per i prossimi episodi qualcosa troveremo. Ma oggi non ci lamentiamo, per niente. Solrock e un altro Pikachu Holo. Va bene così. No, non mi lamenterei, anche perché abbiamo trovato il mondo. E Mewtwo Hyper Astro si può trovare anche Gold. Quindi per ora siamo solo all'inizio. Special Art, doppia Hyper e pure la V. E VMAX. Va benissimo così. Ci vediamo domani. E se volete acquistare anche voi Pokémon Go, sapete dove andare. Sempre e solo su FedericStore.it. L'inimitabile! Ciao allenatori!